Trascorrete questo Natale in famiglia, la riduzione, la possibilità di poter passare la notte di Natale o il giorno di Natale, di Capodanno, da soli non è un elemento che ci può far, ecco, ci può dare tristezza. È un qualche cosa che invece ci deve rafforzare, ci deve far capire l'importanza di stare insieme. Anche se questa cosa magari può essere superata con questi mezzi informatici, che magari c'è possibilità pure di stare insieme ma a distanza. Questo è importante perché noi dobbiamo necessariamente uscire da questa pandemia e dobbiamo uscire presto da questa pandemia. Questi sono elementi importanti. Allora, passate un sereno Natale, pensate che tutto questo finirà, e questo ne sono certo. Sicuramente pensate alla vostra famiglia, pensate ai vostri figli, pensate ai vostri amici, perché il Natale è certamente un momento dove ci deve portare nel cuore quel sentimento di volersi sentire, appunto, ecco, che tante tante persone che stanno intorno a te ti vogliono bene, ma che noi appunto vogliamo tanto bene anche a loro. Pensate anche al vostro sindaco, pensate anche all'amministrazione, perché certamente di problemi ce ne stanno. Noi ci mettiamo l'impegno, ci mettiamo tutta la nostra volontà, ma è chiaro che abbiamo bisogno di tutti e di tutte. Non c'è possibilità di poter uscire, nessuno può dire sono stato io, ho fatto io, faccio questo o faccio quello. Ognuno deve fare la sua parte. Quindi auguri di un buon Natale e di un felice anno nuovo. Non importa che quest'anno non abbiamo festeggiato a Capodanno, ma sicuramente ecco, ci darà ancora più forza dentro per farci capire quanto è importante stare insieme e quanto sarà ancora più importante quando ritorneremo a stare insieme e festeggiare.